L'informativa del sindaco sullo stato di avanzamento delle attività per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio. Prende la parola il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Prego, sindaco. Allora, grazie. Oggi volevo mettere aggiornare il Consiglio Comunale sulla situazione del sito di Bagnoli, dove io sono commissario di governo come sindaco di Napoli, questo ci tengo a dirlo, cioè, quindi non sono commissario di governo come Gaetano Manfredi, sono commissario di governo come sindaco di Napoli, di, alla luce anche dell'accordo che è stato firmato con il Presidente del Consiglio l'altro ieri, per fare un punto, partendo dal presupposto che questo punto non sarà l'ultimo punto su Bagnoli, nel senso che noi ci dovremmo incontrare, discutere, condividere tante volte, perché Bagnoli, indipendentemente che sia un sito nazionale, che i terreni sono in Invitalia, che io sono commissario di governo, Bagnoli è un patrimonio della città, quindi è mio compito come sindaco della città garantire che quello che viene fatto a Bagnoli siano decisioni che siano condivise. Qua insomma c'è Antonio Bassolino, che insomma voglio ricordarlo, che ha fatto tanto per Bagnoli. Voglio dire ad Antonio, perché diciamo è un po' la memoria di una battaglia lunga che è stata fatta su Bagnoli, dove ci sono state una marea di problemi che forse sono derivate da delle scelte non sempre corrette, ma molte volte da aspetti esogeni rispetto a una grande complessità. Io voglio partire da questa considerazione. Bagnoli è una cosa complicata, cioè non partiamo dall'idea che là arriviamo con la bacchetta magica e risolviamo i problemi, perché il più grande intervento di risanamento ambientale che verrà fatto in Europa. Quindi realizzare Bagnoli significa vincere una sfida dal punto di vista tecnico, dal punto di vista amministrativo e anche dal punto di vista di prospettiva, che sarà una grande sfida europea per la nostra città. Quindi non è una cosa semplice. Quindi se tante difficoltà ci sono state, è perché forse è stato commesso qualche errore, ma anche perché fare questa operazione è una cosa molto complicata. Cioè partiamo da questo presupposto. Spesso si fa un paragone con l'intervento che è stato fatto nella Ruhr in Germania, ma quell'intervento non è stato un intervento di recupero ambientale, è stato un tombamento complessivo, quindi sono due cose completamente diverse. Qua noi pensiamo di recuperare, compatibilmente al fatto che noi siamo in un'era geologica che viene definita l'antropocene, c'è il cambiamento dell'ambiente perché esiste l'uomo. Quindi, visto che esiste l'uomo, non è che possiamo tornare a 50, 100, 200 anni fa. Cioè l'uomo cambia le cose. Quindi noi dobbiamo mantenere il principio del rispetto della qualità ambientale, sapendo che sono state fatte delle modifiche che esistono e che noi non potremo cancellare mai. Vediamo quali sono, dal mio punto di vista, al nostro punto di vista, le difficoltà che ci sono state. Io penso che noi, se vogliamo risolvere questo problema, dobbiamo partire dalle difficoltà che sono esistite. Il primo problema che c'è stato è stato il contenzioso giudiziario amministrativo. Cioè noi abbiamo sempre parlato di Bagnoli, ma non è stato mai sottolineato che su Bagnoli esisteva un contenzioso giudiziario amministrativo che risaliva ai tempi della dismissione. Cioè dai tempi della dismissione c'è stata una sovrapposizione di contenziosi, cause, conflitti, richieste di danni che ammontavano a più di un miliardo di euro tra le varie parti che erano in gioco, parti pubbliche e parti private. Senza ripulire Bagnoli da questo contenzioso, a Bagnoli non si poteva mettere un chiodo, perché nessuno avrebbe investito soldi o si sarebbe comprato un terreno su cui c'era una causa in cui qualcuno dopo un po' di tempo lo chiamava e ne dice: tu mi devi dare 50 milioni, 20 milioni, 100 milioni. Quindi il primo tema fondamentale era
sul passato, di pulire Bagnoli da tutti quelli che erano i contenziosi amministrativi. Contenziosi amministrativi in cui era coinvolto anche il comune, che ricordo è stato condannato in prima istanza in una delle tante cause, una di quelle che era arrivata insomma a conclusione, a cacciare 80 milioni di euro. Noi abbiamo fatto un lavoro come commissariato e devo dire abbiamo avuto un sostegno dal governo Draghi, che voglio ricordare perché ci ha dato una mano, che abbiamo consentito di fare un, diciamo, un accordo, chiamiamolo tombale, tra tutte le parti in causa, che ha ripulito completamente da tutti i contenziosi con delle transazioni che sono avvenute tra le parti. Il comune non ha avuto e non ha dato, quindi alla fine se abbiamo, diciamo, liberato il comune dagli oneri che per, a cui era stato condannato, e quindi questa, diciamo, bonifica giudiziaria amministrativa ha messo, diciamo, ha messo in, in pulito tutti quelli che sono i suoli, i siti del Bagnoli, che è un aspetto fondamentale, perché, diciamo, questa era, era la precondizione, dall'analisi che noi abbiamo fatto, era la prima condizione per garantire una realizzabilità del, delle opere e degli interventi. Anche l'ultimo contenzioso che esisteva tra relativo all'ex Cementir, alla fine si è trovata una composizione tra Invitalia, la proprietà, alla fine si è arrivata a una composizione, quindi adesso Invitalia ha l'intera disponibilità delle parti private dei suoi, cioè delle parti che poi dovranno essere date ai privati, e non c'è più nessun contenzioso. Un secondo aspetto che era molto rilevante, molto significativo, che ha determinato molti ostacoli, era la disponibilità di progetti di intervento, cioè di bonifica e di realizzazione delle infrastrutture pubbliche, che fossero dei progetti definitivi, cioè quindi dei progetti che avevano una caratteristica di avere una cantierabilità. La si prevede che con gli interventi sono tutti appalti integrati, che sono tutti gestiti in Invitalia. Io ricordo che il commissariato non ha un ruolo gestionale, la parte gestionale è garantita dal soggetto attuatore, che è Invitalia. Il commissariato ha un ruolo di indirizzo e controllo, quindi questa è la nostra funzione. E quindi la disponibilità dei progetti e l'autorizzazione di questi progetti. Tutti i progetti che si realizzano a Bagnoli debbono avere un'autorizzazione ambientale integrata, quindi una VIA, una VAS, che viene fatta dalla Commissione Nazionale, quindi che, diciamo, incardinata presso il Ministero dell'Ambiente. Con le risorse disponibili noi abbiamo, diciamo, messo in cantiere tutte quelle che erano le progettazioni, tutte le progettazioni sono state completate e sono state tutte sottoposte alla valutazione di impatto ambientale. Alcune già approvate, su alcune poi tornerò, ci sono state delle osservazioni chiedendo delle integrazioni o delle modifiche. Il terzo aspetto fondamentale è l'aspetto finanziario, cioè per poter realizzare tutto questo intervento molto complesso c'era una necessità di una provvista economica nettamente superiore rispetto a quella che era stata stanziata. C'era uno stanziamento che era stato fatto nel 2019-20 di circa 450 milioni a fronte di una, diciamo, di un costo degli interventi che era tra 1,5 miliardi e 2 miliardi. Questa è all'incirca la quantificazione degli oneri per la realizzazione degli interventi di competenza pubblica. Questo è, insomma, di cui oggi, avendo i progetti, c'è la possibilità di fare una quantificazione esatta di quanto costano gli interventi, perché noi abbiamo i progetti di tutto. Progetti di cosa? Della bonifica a terra, della bonifica a mare, con tutto il tema della, diciamo, rimozione, non rimozione della colmata, della realizzazione delle spiagge. Io ricordo che le spiagge a Bagnoli non ci stanno, cioè le spiagge bisogna farle, sono delle spiagge artificiali che vengono fatte, e la realizzazione di tutto il sistema di infrastrutture, che significa infrastrutture elettriche, a partire dalla realizzazione di un'enorme cabina
di trasformazione primaria enorme, insomma grande come capacità, che serve tutto il sito di Bagnoli, ma anche le aree limitrofe di Bagnoli, che garantirà quindi anche una qualità della fornitura elettrica molto migliore rispetto a quelle di oggi, cabine secondarie e distribuzione. Tutto il tema delle infrastrutture idrauliche, che non riguardano solo il sito di Bagnoli, ma riguardano essenzialmente la realizzazione del collettore e di tutti gli sistemi di captazione di Vallone Sant'Antonio, che copre quasi tutta l'area occidentale di Napoli, compreso pianura, cioè voi vi ricordate, vi ricordo via Cinzia, quando praticamente la pompa di benzina di via Cinzia, quando pioveva ci stava 1 metro d'acqua, quindi è un tema di grande articolazione. Tutto il tema delle strade e ovviamente di tutte, e poi la realizzazione del parco urbano che è previsto all'interno del master plan approvato ad oggi e non modificato se non in piccoli dettagli dove c'erano delle incongruenze, e del waterfront, che sono le due parti, diciamo, di tipo pubblico. Tutto il resto sono terreni che dovranno essere ceduti in una forma, diciamo, pubblica, e che su cui poi ci saranno degli investimenti di privati, di chi sarà interessato. Qual è la situazione delle bonifiche? Allora, per quanto riguarda le bonifiche a terra, è stato i 450 milioni disponibili sono sufficienti per realizzare tutte le bonifiche a terra, ad eccezione di ci mancano 50 milioni per completare tutto. E quindi bonifica del Parco dello Sport. Io non entro poi nelle storie, quello che era stato bonificato, poi si deve ribonificare, perché c'è una storia lunghissima, poi insomma non entriamo in questa discussione, anche perché poi ci sono delle interpretazioni tecniche anche molto complesse, perché è cambiata la normativa nel frattempo, quindi insomma entriamo dentro, vediamo quello che dobbiamo fare oggi. Parco dello Sport. La bonifica è stata già consegnata, cioè le aree sono già state consegnate, i lavori si stanno facendo, quindi nel giro di 1 anno e mezzo, 2 anni dovrebbero essere completate. Sedime di quelli che vengono chiamati lotti fondiari, cioè tutte le aree che sono le aree rispetto alle quali ci saranno gli investimenti privati, il progetto approvato, gara realizzata, cantiere consegnato lunedì scorso, quindi lunedì è partita la bonifica di tutta la parte diciamo, del sedime privato. Poi cantiere per la bonifica della zona del parco, le tecniche di bonifica cambiano a seconda della destinazione d'uso. Se io devo costruire delle cose, devo fare un tipo di bonifica, area diciamo, quelle che diciamo, sono le aree fondiarie. Se devo fare un parco, devo fare un tipo diverso di bonifica, perciò sono, diciamo, divise tra loro. L'area del parco, anche quella, è stata aggiudicata e verrà consegnata entro i primi di settembre, quindi dove cominceranno i lavori. Quindi, con le risorse disponibili, tutto quello che è stato fatto, vengono praticamente garantite la bonifica di tutto quello che sta a terra. Che cosa manca? La bonifica a mare, che è una bonifica molto complessa, è il primo caso in cui viene fatta una bonifica a mare estesa di un sito industriale a livello mondiale. Cioè, quindi non è che facciamo, perché il nostro obiettivo è quello di garantire la balneabilità, non di garantire la sicurezza ambientale, perché la balneabilità è qualcosa che va sopra la sicurezza ambientale. La sicurezza ambientale significa che a te non ti viene niente, la balneabilità significa che ti fai il bagno e non ti succede niente. La bonifica a mare ha una grande complessità, perché la parte di inquinamento è un inquinamento che c'è essenzialmente nei sedimenti. Non è un inquinamento dell'acqua, l'acqua non è inquinata, del resto l'acqua circola e a distanza di pochi centinaia di metri la gente si fa il bagno, non gli è successo mai niente. Quindi diciamo il tema non è l'acqua, il tema sono i sedimenti. Quindi la parte, diciamo, proprio arriva, cioè, perché se stai
più in alto mare il sedimento, diciamo, tu non tocchi coi piedi, non si solleva il sedimento, non c'è nessun problema. Su questo è stato fatto un progetto molto articolato, molto complesso, devo dire da strutture che, insomma, internazionali che su questo argomento stanno al vertice, ha partecipato anche l'Anton Dorn per la parte, diciamo, della rinaturalizzazione dei fondali, insomma è stato fatto un lavoro, devo dire, fatto molto bene, che è stato sottoposto praticamente alla valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, che prevede essenzialmente la creazione di uno spazio d'acqua protetto, cioè quindi con una scogliera che c'è a una certa distanza per evitare il ricambio che c'è poi dei sedimenti, all'interno dei quali viene fatto il lavaggio e in parte l'asportazione dei sedimenti e la rinaturalizzazione dei sedimenti. Poi vengono ricostruite le spiagge, ricostituite queste spiagge artificiali, cioè portando la sabbia. Il tema su cui c'è stata un'osservazione da parte della Commissione nazionale è stato sulla rimozione della pomba. Perché l'unico modo per poterla portare via è spostare circa 1 milione di metri cubi di materiale via terra, con la previsione era che per 6 anni ci sarebbero stati 400 camion al giorno che portavano questo materiale in una cava a distanza, chi vuole una cava certificata che sta a 50, 60, 70 km di distanza. Quindi l'osservazione che è stata fatta alla Commissione nazionale è che se si poteva limitare questa asportazione, perché l'impatto ambientale della rimozione era molto più grande della rimozione in sé. Noi abbiamo detto che si deve studiare, si sta facendo questa valutazione, di valutare la possibilità di fare una rimozione parziale, non totale, che riduce la quantità di materiale da portare via, garantisce lo stesso la sicurezza ambientale, quindi perché si fa un tombamento, e si garantisce la balneabilità ancora di più, perché se tu ti fai diciamo, più vai avanti rispetto più hai profondità marina, meno praticamente hai l'impatto dei sedimenti. Poi c'è tutto un problema di tipo idrodinamico che non spiego, perché se tu fai le spiagge devi evitare che le spiagge vengano erose, quindi c'è tutto un tema di, diciamo, altrimenti ogni anno devi portare decine di migliaia di metri cubi di roba là per rifare. Del resto noi l'abbiamo visto quello che è successo. Le spiagge che nascono, muoiono, si spostano. Questo è un tema che per oggi è possibile affrontare. Quindi è che noi avremo una risposta di alcune opzioni che poi sottoporremo alla Commissione nazionale entro ottobre-novembre. Quindi si stanno studiando varie opzioni. Il tema poi molto importante è la realizzazione del parco urbano, che io ritengo che sia un grande polmone verde che vale, che è utile per tutta la città. Il suggerimento che noi abbiamo fatto ai progettisti, perché c'è già un progettista che è stato selezionato, sono state fatte dei concorsi internazionali, delle cose, è di realizzare un parco che fosse un parco attrezzato. Cioè non è che basta fare un parco, perché se io faccio un parco di 100 ettari diventa un bosco, dove poi la gestione diventa molto complicata e anche poco fruibile. Quindi di fare un parco attrezzato dove all'interno del parco, come in tutti i parchi delle grandi città internazionali, ci sono dei piccoli impianti sportivi accessibili, dei luoghi di aggregazione che siano gestibili, dove uno che si vuole fare una corsa si può, insomma, pigliare un caffè, cioè, insomma, non abbiamo bisogno di una foresta, abbiamo bisogno di un parco dove praticamente le persone ci possono vivere liberamente e svolgere quelle che sono le attività, diciamo, anche di intrattenimento, che lo rendono vive anche gestibile, perché poi se non lo frequenti diventa E questo lavoro è un lavoro dei progettisti, il progetto è quasi terminato, però insomma lo stanno facendo. Ovviamente poi c'è il Waterfront, che aveva un tema molto importante, che è quello su cui c'è stata una lunga discussione, poi ci sono anche dei consiglieri comunali che hanno vissuto questo periodo precedente dell'arretramento di Città della Scienza, quindi un altro argomento che è stata un'altra discussione enorme, su cui c'è stato un accordo dell'arretramento di Città della Scienza, quindi c'è un accordo che sta per essere siglato, già valutato, dove c'è una
uno scambio, cioè Città della Scienza cede la parte del waterfront, chiamiamola così, che viene poi rientra nel progetto generale e ricostruisce quei volumi che perde a fianco, quindi nella parte arretrata, in maniera tale da mantenere un'unità cioè dove c'è oggi il parcheggio essenzialmente, dove in maniera tale che si mantiene l'unità della struttura, però diciamo, non c'è più quel fatto che loro stanno sulla spiaggia e impediscono poi la realizzazione della spiaggia. Insomma. Mi pare, sono tutti d'accordo, con una lunga discussione, trattativa, insomma, si è arrivati a questa conclusione che era un po' il punto di caduta, di mediazione di cui si parlava da tanti anni, adesso insomma, questa cosa si è chiusa. Altri due investimenti sono stati autorizzati dal punto di vista realizzativo, che erano già previsti. Uno è il Parco Tecnologico dell'Ambiente, che si realizza in corrispondenza della vecchia sede di Bagnoli Futura, insomma, che fu acquistato da questo consorzio circa 10 anni fa e che adesso il progetto è stato approvato e completato. E poi il primo intervento sull'archeologia industriale, che è il centro, diciamo, di ricerca marino dell'Anton Dorn, che viene fatto nei tre Sebicchieri, i due impianti di raffreddamento. Questa, diciamo, è la situazione ad oggi. Quali sono i tempi di realizzazione? Perché questo è un altro tema molto importante. Il costo l'abbiamo detto, per completare un ulteriore 1.200.000, 18 milioni. Se non avessimo avuto la disponibilità di tutte le risorse subito, non avremmo potuto cominciare, perché è chiaro che questo tipo di interventi non sono interventi che si possono fare a lotti, sono interventi che o si fanno tutti quanti insieme. Se tu fai la bonifica a mare, non è che puoi fare un pezzo della bonifica a mare, o devi fare tutta la bonifica a mare, altrimenti non avrebbe nessun senso. Quindi, come se fai le infrastrutture le fai, altrimenti non puoi fare il resto. Quindi, avere tutta la disponibilità del finanziamento era una condizione sine qua non per poter realmente fare questi interventi a pezzi. È infattibile. Molti dei problemi, Antonio lo sa, che molti dei problemi che ci furono all'epoca furono anche legati al fatto che non c'erano tutte le risorse disponibili. Quindi questo ha determinato grandi difficoltà dal punto di vista tecnico, e molti dei problemi che sono nati, che poi hanno avuto anche delle pendenze, diciamo anche giudiziarie, amministrative, dal mio punto di vista senza alcuna responsabilità da parte di quelli che erano stati interessati alla cosa, sono derivati dal fatto che si era fatto un pezzo e non l'altro, quindi poi le cose erano passate da una parte all'altra. Queste sono operazioni che o si fanno in maniera integrale o si fanno solamente in grandissimi casini. Quindi che la bonifica non si può fare a pezzo, si bonifica o non si bonifica. Quindi queste è un dato di fatto tecnico, tutte le esperienze del mondo lo dimostrano. Quindi la disponibilità completa consente di avviare tutto, di poter avviare tutti i cantieri che possono camminare in parallelo entro la fine del 2025, oltre quelli che partono adesso, e che hanno un tempo di durata previsto dai 4 ai 5 anni. Quindi significa che mediamente tra il 2029 e 2030, qualche cosa all'inizio del 2031, se non succedono disastri, quello che noi diciamo si dovrebbe realizzare. Chi ha vinto le gare, perché le gare già sono state fatte da Invitalia, sono il top a livello nazionale e internazionale degli operatori, quindi anche quello ci dà una garanzia. Qual è una preoccupazione che noi abbiamo avuto? Anche di garantire una ricaduta dei lavori sul territorio. Cioè di mettere una clausola sociale che garantisse che una parte della forza lavoro fosse presa dal territorio, che mi sembra una cosa giusta, la stessa cosa che credo sia stata fatta su tutti i grandi investimenti pubblici della città, e li farei in tutte le parti d'Italia, laddove soprattutto c'è un problema di tensione lavorativa. E noi diciamo. È stata fatta dalle agenzie per il lavoro, hanno cominciato a fare delle selezioni per mettere a disposizione delle aziende, verranno fatte altre, ci saranno altre opportunità. Le aziende vecchie hanno detto di aderire anche se la clausola non era stata inserita nella gara. Quelle nuove gare la prevederanno proprio come condizione di gara, quindi questo ci fa pensare che, insomma, che ci sarà anche una ricaduta ovviamente importante per quelle che sono le professionalità di questi lavori, che ricade, diciamo, anche sul territorio.
Queste sono le condizioni che noi abbiamo davanti. Modifiche oggi al piano urbanistico non sono state fatte se non proprio lo spostamento di Città della Scienza, cioè il piano urbanistico è quello che era stato già approvato, quindi che se nasceranno delle, insomma, delle necessità poi si valuteranno dopo. È chiaro che il tema oggi è di andare avanti con una certa velocità con questo programma. E soprattutto di utilizzare un metodo che man mano che diciamo, i terreni vengono bonificati possono essere rilasciati per gli investimenti, in maniera tale che non è che dobbiamo aspettare il 2030 per cominciare a realizzare le cose, ma si possono fare progressivamente. Che cosa resta ancora da definire? L'utilizzazione dell'archeologia industriale. Cioè, nell'ambito del sito, al di là delle volumetrie che si debbono realizzare e che sono già autorizzate, esistono delle preesistenze di archeologie industriali importanti, il più importante è l'acciaieria, che sono di proprietà del comune, diciamo, sono di disponibilità del comune, di proprietà del comune, su cui bisogna trovare degli investimenti pubblici o privati e una destinazione d'uso, che oggi non è ancora prevista nell'ambito del piano. Questo non è stato ancora previsto. Non sono tantissime, l'acciaieria è l'elemento più grande, però questo insomma è la situazione. Concludo rapidamente. Io penso che, insomma, con la giornata di lunedì abbiamo messo un punto importante per poter realizzare finalmente una cosa attesa da tanti anni è anche molto difficile da realizzare. Io, come ho detto anche nel mio intervento, qua non è che dobbiamo fare cose trionfalistiche, noi qua dobbiamo lavorare e vedere di realizzare quello che abbiamo detto che faremo. Dobbiamo soprattutto progressivamente realizzare le cose, anche recuperando quello che era già stato fatto. Un esempio è l'auditorium del parco, che era già stato realizzato ed è stato chiuso per 12 anni. E che adesso è diventato un luogo dove tante cose si fanno, nella disponibilità vengono richieste dalle associazioni, si fanno spettacoli dal territorio che fa tante cose. Abbiamo l'apertura del parcheggio che c'è sotterraneo, vicino alla porta del parco, mai aperto, su cui adesso stiamo lavorando per realizzare le rampe che consentiranno anche di mettere a disposizione della collettività quel parcheggio. C'è un piano per realizzare a breve due grandi parcheggi nell'area di Coroglio, perché anche quella è una zona dove il problema del parcheggio è un problema enorme, dove c'è tutto questo problema dei parcheggiatori abusivi e delle ore, che finalmente mettiamo insomma, un punto di legalità. Cercheremo di fare degli usi temporanei, progressivi, per definire tutto quello che insomma, progressivamente viene reso disponibile. È un grande sforzo, un grande impegno, però credo che sia una cosa fondamentale per la città. È stata una delle grandi scommesse che sono state fatte. Adesso io penso che è una scommessa che noi dobbiamo vincere per dimostrare anche che, insomma, Bagnoli si può fare. Cioè, alla fine tutti sappiamo che ci sono state tante difficoltà, però penso che adesso ci sono tutte le condizioni per poter realizzare. Una sfida difficile, questo la voglio sottolineare. Perché non è un'opera pubblica qualsiasi, è una cosa molto complessa, che però dobbiamo fare anche con un'interlocuzione, con ovviamente coinvolgendo il territorio, mantenendo un livello di dialogo, sapendo che questo è veramente un patrimonio che restituiamo alla città, restituiamo a tutta l'area metropolitana e che ci consentirà, come stiamo facendo adesso, di fare anche una svolta importante nell'area occidentale. Tutti gli interventi, veramente finisco, sono assolutamente sostenibili, quindi consumo di energia zero, sarà tutto autoprodotto con autogenerazione, c'è tutto uno studio, diciamo, che è stato fatto per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, sarà veramente un quartiere green proprio nella sua concezione, visto che si fa da zero, è concepito in questa maniera. Quindi un lavoro complesso, però insomma, Napoli è in grado di poterlo fare, lo faremo e quindi insomma, metteremo un altro punto di quello che avevamo detto che si doveva fare, che finalmente grazie a una cooperazione istituzionale, a una coesione, al contributo di tutti,
si fa una cosa importante che poi resterà a chi viene dopo di noi. Grazie. Sì.